L'Italia è il paese che amo. L'Italia è il paese che amo. L'Italia è il paese che amo. L'Italia è il paese che vient entre tes reins et je me retiens. L'Italia è il paese che amo. Ci si domanda il perché di tante cose, ma guai a continuare. Si rischia di condannarsi all'infelicità permanente. Per fortuna, eccentrici come voi ce ne sono pochi. E comunque sappiamo come correggerli fin da quando sono ancora piccini. Non puoi costruire una casa senza chiodi e legname. Se vuoi che una casa non venga costruita, fai sparire chiodi e legname. Se non vuoi un uomo infelice per motivi politici, non presentargli mai due aspetti di un problema o lo tormenterai. Dagliene uno solo. Meglio, non propongliene nessuno. Fai che dimentichi che esiste una cosa come la guerra. Se il governo è inefficiente, appesantito dalla burocrazia, in preda a delirio fiscale, molto meglio tutto questo che non il fatto che il popolo abbia a lamentarsi. Pace. Offri al popolo gare che si possano vincere ricordando le parole di canzoni molto popolari, o il nome delle capitali degli stati dell'Unione, o la quantità di grano prodotta dall'Iowa l'anno passato. Riempi i loro crani di dati non combustibili, imbottiscili di fatti al punto che non possano più muoversi, talmente sono pieni, ma sicuri di essere veramente bene informati. Dopodiché avranno la certezza di pensare, la sensazione del movimento, quando invece saranno fermi come macigni. Fahrenheit 451, Ray Bradbury, 1966. Se ci fosse stato qualcosa, che dico, di piccante, di riservato,
di segreto, di men che pulito, nel rapporto tra il Presidente del Consiglio e una ragazza minore di 18 anni, ma il Presidente del Consiglio sarebbe stato così pazzo da andare in una situazione di questo genere pubblica, assolutamente non riservata e fotografatissima? Credo proprio che la risposta, se una persona ha un minimo di buonsenso, un minimo di buona fede, dice non sarebbe stato possibile. E poi vado lì col papà, con la mamma, con i nonni, col papà, con la mamma, con i nonni. È una situazione impossibile. Ogni volta che ha dovuto scegliere tra l'uomo ragionevole e il pazzo, il mondo ha sempre seguito il pazzo senza esitare. Perché il pazzo lusinga ciò che è fondamentale nell'uomo, la passione e gli istinti. La filosofia non si rivolge che a ciò che è superficiale e superfluo, la ragione. Aldous Huxley, 1944. Nelle ultime due settimane, i consensi al governo e al suo capo sono passati dal 48 al 54%. Bisogna dedurne che è stata proprio questa politica balneare, con le sue scene da telenovela minuziosamente descritte in tutti i loro particolari e diffuse in tutta Italia, e speriamo solo in Italia, da televisioni pubbliche e private in gara di zelo, a provocare questa impennata di popolarità. Se le cose stanno così, dobbiamo cospargerci il capo di cenere e chiedergli scusa. I problemi non li ha ancora affrontati né risolti, ma è chiaro che gli italiani sono sempre più convinti che lui è il solo uomo capace di farlo. E comunque, quelli in cui più e meglio si riconoscono. Vorreste mettere il gioioso e giocoso cavaliere, con le sue risate, le sue barzellette, il suo ottimismo, la sua cordialità, le sue barche, le sue ville. Vorreste mettere. Forse l'Italia non è lui, ma certamente lui è l'Italia, come gli italiani vorrebbero che fosse. Il sondaggio non può avere altro significato. Senza bisogno di sopprimerci, come minacciano di fare certi suoi alleati e ministri, finiremo automaticamente confinati in una specie di Arcadia del buon costume politico, quello che usava Berta quando filava. Ora va alla standa di Berlusconi e compra il prêt-à-porter. Non siamo pericolosi. La nostra audience si assottiglia di giorno in giorno nella stessa misura in cui si infoltisce quella del cavaliere. Ave Silvio! Morituri te salutant! Indro Montanelli, dalla voce del 28 agosto 1994. Infinita tristezza. Dans quelques minutes, un puissant vaisseau cosmique m'emportera loin dans l'espace. J'ai peine à décrire ce que j'éprouve, mais il me semble que j'ai vécu toute ma vie dans l'attente de ce moment-là. J'ai vraiment le sentiment d'engager un combat sans précédent avec la nature. In cima alla piramide sta il Gran Fratello. Il Gran Fratello è infallibile e onnipotente. Ogni successo, ogni risultato positivo, ogni vittoria, ogni scoperta scientifica, ogni forma di conoscenza e di intuizione, così come ogni forma di benessere e di virtù, si ritiene che provengano direttamente dalla sua guida e dalla sua ispirazione. Nessuno ha mai veduto il Gran Fratello. Egli è un volto sui manifesti, una voce dal teleschermo. Si può essere matematicamente sicuri che egli non morirà mai. Ed esiste anche un notevole margine di incertezza per stabilire la data della sua nascita. Il Gran Fratello è la forma con la quale il partito ha deliberato di presentarsi al mondo. La sua funzione è quella di agire come un punto in cui si possano concentrare l'amore, la paura e il culto. Gli stati emotivi, cioè, che possono più facilmente essere eccitati e sentiti verso un individuo che non verso un'organizzazione. 1984 di George Orwell, scritto nel 1948.